Studiamo la seguente forma differenziale 1 fratto 2 volte radice quadrata di x meno y al cubo che moltiplica aperta la quadra, aperta la tonda, x meno 3y, chiusa la tonda, in dx, più aperta un'altra tonda, 3x meno y, chiusa la tonda, in dy, chiusa la parentesi quadra. Allora, scriviamoci come al solito le nostre x grande e y grande. La x grande vale x meno 3y fratto 2 volte radice quadrata di x meno y elevato al cubo, mentre invece la y grande vale 3x meno y fratto, anche in questo caso al denominatore abbiamo lo stesso denominatore che è 2 volte radice quadrata di x meno y che è elevato alla terza potenza, al cubo. Dunque, notiamo subito come le due funzioni x grande e y grande sono sicuramente continue e derivabili in un campo connesso, che però è anche semplicemente connesso, perché infatti se andiamo a rappresentarlo, dobbiamo porre radice di x meno y al cubo diverso da 0, che vuol dire y diverso da x, e poi dobbiamo porre il radicando x meno y al cubo maggiore o uguale a 0, intersecando vuol dire porre x meno y in pratica maggiore di 0, che significa un semipiano situato in quel qua, y uguale a x, vi ricordo della bisettrice primaria, questo è il campo A, campo che è semplicemente connesso, perché per definizione di campo semplicemente connesso è un semipiano. E quindi questo è un intervallo aperto connesso e anche semplicemente connesso. Quindi, se dimostriamo in pratica la chiusura della nostra forma differenziale lineare, possiamo già dire che la forma differenziale lineare è esatta. C'è però da tenere presente una cosa che poi faremo notare più in là. Prima di tutto però conviene sempre vedere se vale la condizione necessaria, quindi conviene sempre calcolarci le derivate parziali e poi fare tutti i discorsi conseguenti. Cominciamo a derivare la x' rispetto ad y. Dobbiamo fare la derivata di un quoziente. Allora, cominciamo col mettere il... Allora, intanto, un mezzo lo porto fuori, quindi, come anche nell'altra che deriverò rispetto ad x, un mezzo lo porto fuori, quindi abbiamo un mezzo e poi una bella linea di frazione. Abbiamo x meno y che va elevato al cubo, perché la radice di x meno y al cubo al quadrato è un x meno y al cubo. Deriviamo rispetto ad y il numeratore, la cui derivata è meno 3, che moltiplica... radice di x meno y che è elevato al cubo meno della regola di elevazione del quoziente x meno 3y non derivato per la derivata rispetto, attenzione, ad y di x meno y alla 3 mezzi, cioè della radice di x meno y al cubo che è 1 su 2 volte, vi ricordo che la derivata della radice di f è 1 su 2 radice di f per f', quindi 1 su 2 radice di x meno y al cubo. Per la derivata, attenzione, rispetto ad y di x meno y al cubo, che è 3 volte x meno y alla 3 meno 1, quindi 3 volte x meno y al quadrato, occhio che per la derivata rispetto ad y di x meno y, che è meno 1, quindi qua mettiamo più. Chiaro? Al numeratore minimo di multiplo, che è 2 radice di x meno y al cubo, che quindi passa sotto. 2 radice di x meno y al cubo, che è un 2x meno y alla 3 mezzi, moltiplicato per un x meno y al cubo, che è un x meno y alla 6 mezzi, rimane sotto un 2 per 2, 2 per quel 2 che sta là è un 4, x meno y alla 9 mezzi rimane, no? Quindi abbiamo qua, un 2 per 2 è 4, radice quadrata di x meno y alla nona, x meno y alla 9 mezzi, alla nona, questo è un 9. 2 radice di x meno y al cubo per radice di x meno 2 radice di x meno y al cubo per meno 3 radice di x meno y al cubo avanza un x meno y al cubo e un 2 per meno 3 fa sicuramente un meno 6, quindi abbiamo meno 6 per x meno y al cubo. Occhio che abbiamo poi da moltiplicare questo x meno 3y per questo 3 x meno y al cubo, quindi un più 3 x meno y al quadrato per x meno 3y. Raccogliamo fattore comune, un 3 che moltiplica x meno y al quadrato, e allora abbiamo un, in definitiva, lo scrivo qua, bisogna stare molto attenti nelle derivate parziali, abbiamo un, al numeratore, ripeto, un 3 che moltiplica x meno y al quadrato, aperta la quadra, vi avanza un meno 2 che moltiplica x meno y, abbiamo raccolto non a caso un 3 che moltiplica x meno y al quadrato, più x meno 3y. Chiusa quadra e sotto abbiamo un 4 x meno y alla 9 mezzi. Allora, applicando le potenze,
abbiamo un x meno y alla 2 meno 9 mezzi, 4 mezzi meno 9 mezzi, un meno 5 mezzi, quindi rimane un sotto un 4 volte radice quadrata di x meno y alla quinta questa volta. Sommiamo sopra, uguale, 4 volte radice quadrata di x meno y alla quinta. Qua abbiamo un meno 2 per x e un meno 2x, lo scrivo qua. Meno 2 per meno y è un più 2y, più x meno 3y. Quindi abbiamo un... Occhio che c'è anche quel 3 da non dimenticare. Meno 2x più x è un meno x. Per 3 è un meno 3x. Y, 2y meno 3y è un meno y. Per 3 è un meno 3y. E quindi, in definitiva, la x primo grande rispetto ad y vale meno 3 quarti, che moltiplica x più y fratto radice quadrata di x meno y alla quinta. Segniamocela, perché anche la y grande primo rispetto ad x ci dovrà venire così. In quel caso diremo che la forma è sicuramente chiusa. Calcoliamo la derivata parziale della seconda, della y, questa volta rispetto ad x, parziale prima ovviamente. Allora, stessi discorsi di prima. Un mezzo fuori, sotto al denominatore, abbiamo questo x meno y che diventa al cubo, perché la radice di x meno y al cubo elevata al quadrato per il teorema di relazione del quoziente rimane x meno y al cubo. Elevata del primo rispetto ad x è 3, che moltiplica radice di x meno y al cubo meno, aperta la tonda, 3x meno y non derivato. La derivata di questo rispetto ad x è molto simile a quella di prima, sarà 1 su 2 radice quadrata di x meno y al cubo per 3 volte la derivata rispetto ad x di x meno y al cubo, che è 3, x meno y alla 3 meno 1, quindi x meno y al quadrato. Attenzione che questa volta la derivata di x meno y rispetto ad x è 1, quindi rimane così, uguale. Minimo rimultiplo che è 2 radice di x meno y al cubo al numeratore, scala sotto. Sotto quindi abbiamo un sicuramente 4 volte radice di x meno y alla nona, come prima. Lì rimane un 6 volte aperta la tonda x meno y al cubo, perché radici per radici se ne vanno. Attenzione a sto meno, meno 3 volte abbiamo da scrivere x meno y al quadrato per quel 3x meno y, uguale. Raccogliamo fattore comune, un 3 volte x meno y al quadrato, che semplifica con quello di sotto, e quindi rimane un 3 fratto 4 radice quadrata di x meno y alla quinta, come nel caso precedente. Vediamo quello che viene al numeratore, cioè, incrociamo le dita e speriamo che venga un meno x meno y a questo punto. Allora abbiamo 6 diviso 3 fa 2, 2 che moltiplica x meno y, occhio quel meno, aperta la tonda, 3x meno y, è questo che viene, uguale. Qui dentro viene 2 per x fa un 2x, 2x meno 3x è proprio un meno x, quindi viene un 3 che moltiplica meno x, 2 per meno y meno 2y, meno 2y meno meno y meno 2y più y che è un meno y. Ci è venuto, vedete, valutatelo voi, la stessa cosa che ci è venuta per la x grande rispetto alla y, perché la colgo un meno a fattore comune, quindi posso dire che, la scrivo qua sotto, quando uno fa la x grande primo rispetto ad y, diciamo, si può aiutare con quella fatta per calcolare la y grande primo rispetto ad x, ovviamente sempre eseguendo i calcoli. Vedete che questa sarà quindi un meno 3 quarti, nuovamente x più y fratto radice quadrata di x meno y alla quinta. A volte non viene, a volte uno lo fa anche 2-3 volte perché non vengono le derivate parziali, magari si distrae. Vedete che sono uguali, la forma è chiusa, bene. Abbiamo detto che quindi è esatta, perché abbiamo che la forma è chiusa in un campo semplicemente connesso, quel campo A che abbiamo fatto vedere, quel semipiano, che per definizione di campo semplicemente connesso è sicuramente un campo semplicemente connesso. Quindi se è esatta si potrebbe calcolare la primitiva per mezzo dell'integrale curvilinea o dell'altro metodo, però si può applicare anche un altro teorema, il teorema delle funzioni positivamente omogenee, che ci dice che se la forma differenziale lineare segnata è definita in un campo connesso A, quindi basta che sia connesso, il campo A è anche semplicemente connesso, ma è comunque connesso, le x grande e le y grande sono continue derivabili in A, il campo connesso, la forma è chiusa. Inoltre,
Se le due funzioni sono positivamente omogenee dello stesso grado alfa, diverso da meno 1, abbiamo che la primitiva f di x, y sarà data dalla seguente espressione. Quindi se sono funzioni positivamente omogenee di grado alfa, diverso da meno 1, possiamo già scrivere la primitiva che vale, secondo la formula del teorema, un teorema che abbiamo già enunciato, 1 fratto alfa più 1, che moltiplica x per la nostra x grande più y piccolo per la y grande. Eccola la nostra, ovviamente più c. Sono omogenee di grado alfa? Sì, di grado alfa pari a meno un mezzo, che è appunto un numero diverso da meno 1. Alfa deve essere diverso da meno 1 perché altrimenti si annulla il denominatore. Come si fa a vederlo? Beh, se avete guardato la playlist, il capitolo riguardante le funzioni, il calcolo differenziale per funzioni di più variabili, lo trovate nel sito www.inceroni.it, funzioni positivamente omogenee, trovate questa, la spiegazione. Come si fa? Beh, si fa così. Dove ci sono le variabili x e y, si va a mettere la t insieme, cioè si va a scrivere questa come t, x meno 3 ty fratto 2 radice di tx meno ty tutto al cubo, cioè si va a sostituire ovunque c'è la x, ovunque c'è la y, tx ty. Stesso discorso poi lo facciamo per questa. Oh, al numeratore raccogliamo t e ci rimane x meno 3y fratto 2 volte, oh, qua se la vogliamo t rimane al cubo, quindi un t alla 3 mezzi radice di questo x meno y al cubo. Vedete che se isoliamo t su t alla 3 mezzi è un t alla 2 mezzi meno 3 mezzi, quindi non a caso viene un t alla meno 1 mezzo che moltiplica appunto la nostra x grande, che è x meno 3y fratto 2 volte radice di x meno y al cubo, vedete? E se guardate lì, raccogliendo t al numeratore e un t al cubo, ci viene sempre omogenea anche la y grande di grado alfa pari a meno un mezzo. Meno un mezzo è diverso da meno 1, quindi siccome entrambe sono omogenee di grado alfa pari a meno un mezzo, possiamo scrivere direttamente, e dico direttamente, l'espressione della primitiva, seguendo appunto quello che ci dice il teorema. Quindi la nostra f di x, y sarà pari a c più. Dunque, 1 fratto alfa è meno un mezzo, quindi meno un mezzo più 1, che moltiplica. Allora, x per quella, che sarà? Allora, intanto possiamo portare fuori un 1 su 2 radice quadrata di x meno y al cubo, che ovviamente ce n'è entrambi, quindi la possiamo portare fuori, e moltiplicare per x quella e per y questa. Allora, lì viene 1, aperta tonda, x per x, x quadro, meno 3xy. Moltiplicando per y viene un più 3 xy meno y quadro. Ho moltiplicato per x il numeratore e per y il numeratore, rispettivamente dell'x grande e dell'y grande, come dice la mia formula, la mia regola per il calcolo della primitiva nel caso di funzioni entrambe omogenee dello stesso grado alfa pari, in questo caso diverso da meno 1, pari a meno un mezzo. Uguale c più. Allora, meno un mezzo più 1 è un mezzo, 1 diviso un mezzo è 2. Questo 2 e questo 2 se ne vanno. Ci rimane un 1 fratto radice quadrata del cubo di x meno y, meno 3xy più 3xy se ne vanno, quello che rimane è un x quadro meno y quadro. Vedete che in poco tempo, senza anche verificare che il campo sia semplicemente connesso, diventa, se la forma differenziale lineare è chiusa, quindi vale la condizione necessaria, diventa sufficiente quella condizione, purché le due funzioni, il grande e il y grande, nel campo A connesso ed è connesso, sono positivamente omogenee dello stesso grado alfa diverso da meno 1. In questo caso alfa è meno un mezzo, quindi va bene. E quindi vado a scrivere in alto la mia primitiva e ho terminato l'esercizio. Sto cercando di vedere tutti quanti i casi, così capite. Ovviamente uno può dire: come faccio a stabilire, a vederlo a priori, se beh, basta fare la prova. Attenzione che alfa non può essere che entrambe sono omogenee di grado alfa, ma pari a meno 1. Cosa che non va bene secondo quello che ci dice il teorema. La nostra f di x, y pertanto vale x quadro meno y quadro. Ovviamente si può scrivere questo come x meno y per x più y e andare a semplificare un x meno y con quello di sotto, è uguale, lo vogliamo fare? Visto che questo è un x meno y per un x più y, si potrebbe anche andare a scrivere questo come x meno y per x più y. Qui abbiamo un x meno y effettivamente alla 3 mezzi, allora abbiamo un 2 mezzi meno 3 mezzi e un meno un mezzo, quindi in definitiva avremo
abbiamo che rimane un x più y sopra e un x meno y alla un mezzo sotto. Quindi in definitiva la primitiva scritta bene semplificata è c più x più y fratto la radice quadrata di x meno y. Eccola la primitiva della nostra assegnata. Cancello sotto, abbiamo semplificato. Ecco qui la primitiva della nostra assegnata, forma differenziale lineare.